Perché se supereremo, ragazzi, velocemente i 20.000 mi piace, vi farò uscire un video dove faremo invece delle reaction ad altri TikTok super virali. Potrebbe succedere un inferno. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo episodio dove metteremo alla prova i TikTok più virali su Minecraft. Vi ricordo, ragazzi, come sempre, di iscrivervi al canale attivando la campanellina. In questo modo non vi perderete nessun altro mio video. Lasciate ancora un mega mi piace. E ciurma, 3, 2, 1, partiamo subito con il primo TikTok. Vediamo che succede. Allora, ok, eccoci qua, ragazzi. C'è un Enderman e tutto uno spazio pieno d'acqua. Tante frecce giù. Oddio. Certo, perché l'Enderman, ragazzi, non si può teletrasportare nell'acqua, però deve evitare le frecce. Quindi, che succede? Si rompe il gioco praticamente. Proviamolo subito. Beh, ciurma, per fare tutto quanto perfettamente, creiamo un nuovo mondo super piatto, completamente fatto d'acqua. Eh sì, questo è il mondo dove testiamo le cose in live. Preset fatto e creiamo subito questo nuovo mondo completamente fatto d'acqua. Bene ciurma, eccoci qua. Quindi prendiamo adesso dei blocchi. Prendiamo tipo, ok, mettiamo qua sopra un Enderman. Opla, e ragazzi, l'Enderman non può andare da nessuna parte praticamente. Quindi cosa succede se andiamo a mettere tutte le frecce qua sopra? Bene, direi che possono bastare, ragazzi. Rompiamo il blocco e sbam. Funziona, ragazzi. L'Enderman non prende assolutamente danno dalle frecce. Soprattutto prova a tipparsi per evitarle, ma non ce la fa. E che succede se gli lanciamo contro una freccia? Ragazzi, completamente non viene ittato dalla freccia. Quindi in realtà gli Enderman non schivano di per sé le frecce, ma sono completamente inittabili. Si può dire inittabili? E lo diciamo lo stesso. Prossimo TikTok. Ragazzi, questo sembra molto interessante. C'è un'entrata segreta fatta con gli shulker, avete visto? Cioè, praticamente se ci mettiamo sopra uno shulker e lo apriamo, e sopra abbiamo una lampada, sbam! Passiamo attraverso lo shulker box. Funzionerà? Proviamolo subito, e proviamo soprattutto anche nella Java. Ed eccoci qui, ragazzi, in un mondo normale. Prendiamo subito una shulker e la mettiamo qua. Poi scaviamo un passaggio sotto, in magari così, perfetto. E come se facciamo... Così non ci fa scendere giù. Però se creiamo una struttura fatta così con una lanterna sopra, funzionerà? Vediamo un pochettino. Raga, aspettate. Yes, funziona. Quindi, ragazzi, possiamo creare un passaggio segreto sotto a una shulker box. Cioè, ragazzi, che figata. Cioè, quindi noi, ragazzi, potenzialmente possiamo fare una roba così, più o meno dentro una stanza particolare, mettere tra delle shulker box. Però se ci mettiamo qua sopra, sbam, passaggio segreto. Spettacolo. Raga, siete pronti a questo life a CK? Guardate, ragazzi, cosa va a fare. Oh mio Dio, sta facendo tutto questo sistema con la redstone, con il vetro, perché c'è questa piccola particolarità, come sempre, nella rottissima e buggatissima Bedrock Edition. Se mettiamo noi, ragazzi, uno snow golem in questo modo, sbam, inizierà a sparare layer di neve. Che cosa bella! E vi stai chiedendo, meme, già questo TikTok l'hai visto? Sì, ragazzi. Sì, perché l'abbiamo visto la scorsa settimana in live sul mio canale Twitch. Ragazzi, vi ricordo che questa sera alle 20 ne vedremo ancora tantissimi altri TikTok e ne proveremo ancora di più. Quindi mi raccomando, non mancate. Ragazzi, sapete appunto perché dico... Che cacchio è successo? Ragazzi, mi si è buggato il mondo di test. Ma, ciurma, mi sa che è il momento di cambiare il mondo di test. Quindi, ciurma, nei TikTok abbiamo una piattaforma sospesa. Facciamo subito un loop. E lo facciamo noi, in realtà, in questo modo, che è molto più semplice. Tac, ed eccolo qua, ragazzi. Abbiamo un loop perfetto. Poi prendiamo la redstone e lo portiamo per di qua. Andiamo a mettere successivamente, vabbè, un pistone che fa così. Però a noi adesso non interessa, ce lo mettiamo. E andiamo a mettere poi uno slime. Dopodiché, blocco di vetro... E facciamo tutto così, ragazzi. Perfetto. Spacchiamo questo qua. Neve, neve. Ed eccolo qui, ragazzi. Se adesso, ragazzi, devo collegare il pistone con la redstone. Ok. Colpa mia, ciurma. Deve essere un pistone appiccicoso. Eccolo qua. Colleghiamo tutto. E spam.
Guardate che figata. Praticamente è come se fosse una farm di neve automatica. Perché se ci pensate bene, guardate qua sotto, si trasforma in palline di neve. Quindi nulla toglie, ne posso fare una roba così, ragazzi. Fare una piattaforma. Facciamo un piccolo contorno, ragazzi, attorno alla tramoggia. Mettiamo una torcia ed ecco qua, ragazzi, la nostra farm di neve automatica. Guardate un pochettino. Completamente automatica. Che cosa bella. Ciurma, fermi tutti. In questo TikTok mi avete taggato, non so, tipo in 300-400. E dovrebbe essere una farm di diamanti. Guardate cosa fa. Piazza una chest. Mette così degli hopper. Dopodiché mette della stone dietro. Fa un circuito in redstone perché è tipo un loop. Poi mette dei blocchi di diamante. Dei pistoni. Ok. E praticamente fa una roba così strana. Cioè dovrebbero tipo intersecarsi. Non so cosa vanno a fare. Ecco, guardate. Dice che è quasi completa. Un po' tipo come la farm di duplicazione delle canne da zucchero. E Ciurma praticamente fa una roba così. Mette anche delle scalette sopra. Cioè fa tipo tutta una struttura stranissima. E dentro, sbam, arrivano diamanti infiniti. Proviamola subito. Bene Ciurma, eccoci qua, ho preso tutti gli oggetti e seguirò il TikTok passo dopo passo, così da non sbagliare. Allora, prima di tutto mette una chest e mette hopper, hopper e hopper. Dopodiché, ragazzi, dietro la chest mette una stone qua, un'altra stone qui e poi qua. Mette una torcia in questo punto e nel punto opposto. E poi piazza un pezzettino di redstone qua sopra e un altro qua sopra. Mette poi, ragazzi, un blocco di diamante qua e l'altro blocco di diamante qui. Mette poi un blocco di stone qua e un altro blocco, ragazzi, di stone qui. E un pistone normale qua sotto e un altro qua sopra. Poi un pistone appiccicoso qui e un altro pistone appiccicoso qua sopra. E già, ragazzi, sta iniziando. Poi pistone normale qua e altro pistone normale qua giù. Ok. E già, come vedete, si sta muovendo tutto quanto. Mette poi i due observer, uno qua sopra e un altro qui. Poi blocco di stone qua, un altro blocco di stone qui e un altro qua e un pistone appiccicoso qua sopra. Ok. Mette un blocco di redstone. E ragazzi, bene o male è quasi finita. Perché manco soltanto tipo le scalette. Una messa così, un'altra messa così e un'altra messa così. Però ragazzi, non funziona. Ma aspettate un momento, lui mi sa che l'ha fatto nella Java Edition. Proviamola lì. E quindi, ragazzi, no, non funziona neanche nella Java Edition. È fake. Tu, ragazzi, un build Axe, andiamo subito. Allora, ok, mette un armor stand, un cappellino in ferro, fa tipo tutta una bordino sopra, tanti pistoni. Dovrebbe costruire, ragazzi, un computer su Minecraft. Fa lo stendardo, ok. Perfetto, lo mette sopra così. Ah, oddio, che figata. Ragazzi, proviamolo subito. Ok, Ciurma, allora, cosa va a fare praticamente? Una cosa così mette dei carpet, mette sopra un armor stand, cappellino in ferro, mette poi una scala così e un'altra scaletta così e una slab. Dopodiché sfrutta un muro per abbassare tutto quanto con dei pistoni. Quindi fa così, tac, ok. Praticamente va a creare, ragazzi, la scrivania in questo modo. Perfetto, e fino a qua, ragazzi, ci siamo. Dopodiché, e poi praticamente Ciurma dentro un loom mette un black banner, quindi un banner nero, colorante bianco. E prende questo qua, quindi uno degli ultimi, ci clicca, lo mette qui. E dopodiché fa la lineetta centrale, che è questo. Perfetto, lo piazza sopra questo blocco. E dopodiché prende dei blocchi di decorazione, tipo adesso ne mettiamo sopra il loom. E sbam, ragazzi, abbiamo il nostro bellissimo monitor con lo stand PC. Che bello. Raga, ma voi non volete fare una trappola per i vostri amici? Ma ovvio che sì. Però prima di tutto, ragazzi, vi ricordo di lasciare ancora un mega mi piace, soprattutto di iscrivervi al canale attivando la campanellina. E vi ricordo ancora che questa sera alle 20 saremo in live su Twitch. Link in descrizione, non mancate, dove proveremo insieme appunto i TikTok. Ciurma, guardate questa trappola. Un 5x5 e poi 17 blocchi di profondità. Noi non andremo a fare 17 blocchi di profondità, poi voi lo farete. Mette una TNT e tanti cartelli, raga. Riempie tutto con i cartelli. E poi sopra mette la sabbia perché, e non cade perché sono i cartelli. Però, da come sto vedendo, mette una chest, penso sia trappola. E quando uno la va ad aprire, cade tutto, si smonta tutto. Funzionerà? Proviamo subito.
Quindi ragazzi, facciamo un 5x5, eccolo qua. E noi lo facciamo ancora più cattiva, ragazzi. E stai chiedendo a me, ma in che senso ancora più cattiva? Così. Lo facciamo finire proprio direttamente nel void. Quindi andiamo a mettere, ragazzi, nel layer sotto al centro nel TNT e facciamo il contorno con tutti i cartelli. Dopodiché mettiamo altri cartelli messi così. E insomma, ragazzi, devo creare una griglia di cartelli. Possiamo fare tutto in questo modo. E pian piano dovremo riempire tutti i blocchi sotto. Il senso della trappola? Praticamente tutti i cartelli alla fine sono collegati a quelli centrali dove c'è la TNT. E quando si andrà ad attivare, i cartelli centrali si sdropperanno e faranno sdroppare tutto quanto contemporaneamente. Sono un pochettino scettico a dire la verità, ma proviamo. Bene, ciurma, penso di aver messo tutti i cartelli. Vedete se c'è qualche blocco di sabbia che cade. Mi sa proprio di no. Ma sapete che è proprio una trappola veramente cattiva, 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 perché la si può estendere all'infinito. Quindi praticamente non c'è scampo. Tac. E ragazzi, quando un malcapitato trova una chest, pensate tipo in un server fazioni o chissà dove, apre la chest e sbam, cade tutto. Funziona veramente. E in più alla fine c'è l'esplosione, come si è vista dal TNT. Figata. Forse una delle trappole più belle su Minecraft. Ciurma, adesso voglio fare un piccolo test. Facciamo questa specie di mezzo PvP un pochettino non corretto. Tanti scheletri contro un Iron Golem. Guardate quante frecce gli lanciano. Cioè, oh mio Dio, povero Iron Golem. E chissà quanto resisterà. Poveretto. Proviamo subito. Bene ragazzi, quindi praticamente fa in questo modo, li mette in aria, poi un blocco di distanza, ma noi li facciamo in realtà due blocchi di distanza, un muretto, altri due blocchi di distanza, così. E qua sopra praticamente ragazzi va a far spawnare un Iron Golem, ed eccolo qua. Dopodiché facciamo un tetto per non far bruciare gli scheletri e qua riempie ragazzi tutto con gli scheletri. Beh ragazzi, ne mettiamo veramente un casino. Vediamo se riusciamo a one-shottare l'Iron Golem. Guardate quanti sono, ragazzi. Potrebbe succedere l'inferno. Cioè, guardate, per poco ragazzi sta creando tipo un cerchio fatto con tutti gli archi. Ma adesso andiamo a levare i due blocchi. Ciurma, non si attaccano. Proviamo ragazzi con la notte, ma non vedo... Oh, raga, eccoli! Oddio! Quante frecce, ragazzi! È una mitragliatrice di frecce! Povero Iron Golem! Raga, ma come fa a sopravvivere? Ha tantissima vita. Oh mio Dio. Raga, guardate qua dietro quante frecce. Ragazzi, è morto. Povero Iron Golem. Ma adesso facciamo una cosa. Ne spawniamo un altro. E ciurma, ora. Caro Iron Golem, è arrivata la tua vendetta. Oddio, quanti scheletri. Iron Golem, spaccali tutti. Bravo Iron Golem, spaccali, spaccali. Ah ciurma, ma adesso andiamo a vedere un altro TikTok. Mi raccomando, iscrivetevi ancora al canale, attivate la campanellina, lasciate ancora un mega mi piace. Perché se supereremo ragazzi velocemente i 20.000 mi piace, vi farò uscire un video dove faremo invece delle reaction ad altri TikTok super virali. E non soltanto su Minecraft. E mi raccomando, questa sera in live su Twitch. Vediamo quest'altro TikTok, raga. Nah, ciurma, oggi vi lascio con due TikTok ancora più stupidi.